Sono andate avanti per tutta la notte le operazioni di spegnimento della Consorzio Ionico, fabbrica del settore ortofrutta che ha preso fuoco ed è stata completamente distrutta. L'azienda, che si trova nella zona industriale di Eboli, ha riportato danni ingenti. Per fortuna non si sono registrati feriti. Ad alimentare il rogo le cassette di plastica ed altro materiale per l'imballaggio. Scattato l'allarme di diossina, i sindaci di Eboli e Battipaglia hanno firmato le ordinanze per invitare i cittadini a tenere chiusi gli infissi delle abitazioni, vietando il consumo di ortaggi e verdura. Conosciamo le cause, saranno sicuramente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Per il momento possiamo solo registrare un gravissimo danno economico all'azienda. Soprattutto sono preoccupato per i posti di lavoro che questa azienda assicurava, credo oltre 100 unità. Questo che vediamo qui oggi, questo spettacolo, veramente è incredibile. Non so come possa essere avvenuto, cioè, non era assolutamente pensabile una cosa del genere. Ora io spero che i proprietari, insomma, l'azienda riuscirà a ricostruire questo grandissimo stabilimento e quindi a rimettere in piedi l'attività economica che qui svolgeva, un'attività molto importante che peraltro riguardava l'ortofrutta, quindi anche prodotti della nostra terra, della nostra area. Stiamo verificando il territorio, so che l'ARPAC è già al lavoro, da ieri sera sta monitorando sia l'area e sia i terreni circostanti.